I tesori della Lessinia e della Valpolicella, dialoghi per valorizzare il territorio. E questo è il titolo dell'evento organizzato ieri dai comuni di Sant'Anna d'Alfaedo e Negrar di Valpolicella con la collaborazione di associazioni e realtà territoriali con lo scopo di far conoscere ad un pubblico eterogeneo di imprenditori e professionisti due veri e propri patrimoni come il Forte Tesoro e le Cave di Prun. Dopo un pomeriggio di visite guidate accompagnate dall'architetto Fiorenzo Meneghelli, esperto conoscitore delle strutture difensive e dei forti militari, la serata è proseguita con una cena all'interno del forte. Ci accorgiamo tutti i giorni che c'è un patrimonio vasto, immenso in Lessinia, però dobbiamo valorizzarlo, dobbiamo aprirci al dialogo, ecco, con le realtà, per cui questa serata è proprio una serata in cui c'è sì le istituzioni, i due comuni che l'hanno promossa, però vuole essere una serata in cui si interpella anche il territorio, le associazioni, le realtà economiche, le realtà sociali, per sentire la loro idea, collaborare insieme e sentire appunto i loro spunti per una valorizzazione di ampio raggio, di ampia scala di questo patrimonio spettacolare. Penso che mettersi insieme, fare rete tra enti locali, ma soprattutto tra enti locali e realtà del territorio, private, associazioni che sono state qui invitate, e insieme fare una discussione, portare avanti delle idee comuni per la valorizzazione del territorio sia il valore aggiunto. Io ho presentato questo forte, ma anche diciamo, tutto il concetto che sta dietro alla trasformazione territoriale della Lessinia in convegni a livello internazionale e a livelli nazionali. E la cosa diciamo, è stata ritenuta un processo interessante, tanto che ICOMOS, che è la struttura diciamo, di valutazione dei processi di tutela del patrimonio a livello mondiale da parte dell'UNESCO, ha selezionato questa relazione che ho fatto proprio per legare il patrimonio architettonico storico con quello che è il patrimonio ambientale. Ormai le due dimensioni sono unite da che cosa? Dal paesaggio. Numerosi gli interventi e le testimonianze di imprenditori e professionisti, tra cui l'architetto Giuseppe Andrisani, che ha portato l'esperienza di valorizzazione di Matera Capitale Europea 2019, e il generale di Corpo d'Armata della Guardia di Finanza Bruno Buratti, tutti allietati da un ottimo menù curato dallo chef Fabio Marogna. Il perché ci fosse un'alta uniforme della Guardia di Finanza ce lo spiega proprio il generale. Perché noi a Roma stiamo procedendo al recupero di un forte Umbertino che si trova all'interno di una nostra caserma e che può essere considerato l'antenato di questi forti perché lì non c'era ancora il calcestruzzo ed eravamo in una dimensione preindustriale rispetto a questi che sono l'ultima generazione di forti fondamentalmente.